Ben ritrovati amici, anzi amici degli animali, perché il gioco di oggi segue la tendenza che sembra essere dell'universo ludico di quest'anno di fare giochi a tema cani. E quindi vediamo la bella scatolina di Dog Lover. Eccola qui, leggiamola un po'. 2-4 giocatori, 30 minuti di durata, 10 più l'età. Ideato da David Short ed edito dalla Alderac, che ringrazio per avermi fornito la scatolina protagonista del video di oggi. Questo tra le mani è un facilissimo gioco di collezione set e anche un po' di tableau building, nel quale dovremo cercare di addestrare i nostri cani con dei trucchi per farci riportare le carte dal tavolo. Un po' l'ambientazione è quella, e queste carte potranno essere dei cani veri e propri che dovremo istruire e che potranno avere anche dei tratti, e poi li dovremo anche cibare entro il fine partita. La spiegazione sarà veramente veramente semplice, ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso, per cui vediamo come funziona. Per preparare una partita a questo gioco sarà sufficiente tirare fuori dalla scatola tutte le carte che ci troveremo all'interno, dividendole per dorso. Troveremo così il mazzo principale, il mazzo dei cani da poter adottare e il mazzo dei trucchi da poter insegnare ai cani. Oltre a tutto questo saranno presenti i comandi base, che avranno un lato uguale per tutti i giocatori e un lato invece diverso ognuno dall'altro. Ogni giocatore dovrà riceverne uno. Il gioco suggerisce di utilizzare il lato base per le prime partite e il lato asimmetrico per le altre. Io vi consiglio di utilizzare sempre il lato base, ha più senso nel gioco. Ogni mazzo andrà mischiato separatamente e dal mazzo dei comandi e dei cani da poter adottare dovremo pescare tre carte da sistemare in fila in questo modo, mentre dopo aver mischiato il mazzo principale dovremo sistemare la carta di fine gioco a una certa altezza dal basso a seconda del numero di giocatori al tavolo. È presente comunque sul regolamento l'indicazione sul dove posizionare questa carta. Verrà poi scelto un primo giocatore a caso e chi gli siede alla destra, quindi l'ultimo giocatore, riceverà la carta della pallina e dovrà sistemare il meeple del cane a puntare una riga o una colonna di carte. Siamo pronti per iniziare. Una partita a questo gioco ha una durata variabile come numero di turni e si andrà avanti a giocare fino a quando non sarà mostrata, a forza di pescare carte dal mazzo, la carta di fine gioco. E il turno di ogni giocatore è semplicissimo: dovremo pescare alcune carte dal display centrale e sistemarle davanti a noi se quelle carte dovranno rimanere scoperte, scartarle se non avremo diritto a tenere quelle carte, oppure tenerle in mano. Tutte le varie tipologie ve le spiegherò tra poco, intanto vediamo la pesca. In questo gioco per pescare ci faremo aiutare dai comandi che conosceranno i nostri cani. Il comando di fatto è una griglia che ci permette di pescare le carte secondo questa conformazione. Ogni comando potremo interpretarlo così come lo vediamo, oppure sdraiato a sinistra o sdraiato a destra, e quindi pescare le carte relative, considerando che questa è una porzione della zona centrale. Avremo però un solo vincolo durante questa pesca. Delle tre carte puntate dal cane potremo pescarne massimo una. Quindi, considerando che ogni giocatore parte con questa conformazione, ovvero prendere una striscia di tre carte in verticale o in orizzontale, potremo prendere qualsiasi conformazione pescata da questa griglia, salvo queste tre carte, perché ne prendiamo più di una di quelle che punta il cane. Una volta che avremo pescato le carte di cui abbiamo diritto, dovremo spostare il meeple del cane. La carta del comando ci permette di sistemare il meeple del cane nella posizione di questo asterisco, a seconda di come abbiamo pescato. In questo caso, una linea verticale, il cane andrà in cima a puntare queste carte che torneranno. E quindi ripescheremo per rimpinguare le carte dal mazzo di pesca, sistemeremo il meeple del cane a guardare le carte che deve guardare e passeremo la parola al sinistra. Nel mentre potremo anche sistemare le carte che abbiamo appena pescato davanti a noi in mano o scartandole. Vediamo quindi adesso tutte le possibilità che avremo in questo gioco, ovvero tutte le tipologie di carte che potremo pescare. Partiamo dai cani, che saranno presenti in tre tipologie: cani grandi, medi o piccoli, ognuno col suo nome, ognuno anche con il suo punteggio che darà a fine partita e ognuno con il cibo che dovrà ricevere entro la fine della partita per poter dare quei punti al giocatore. Non appena peschiamo un cane, questo andrà sistemato scoperto davanti a noi. E parlando di cibo, potremo pescare anche le carte relative. Ogni qualvolta pescheremo una carta cibo, dovremo scartarla per prendere un cubetto o due, a seconda di quello che ci dirà la carta, del colore appropriato. Avremo gli avanzi, i croccantini e il cibo in scatola, più anche
il cibo jolly che potrà essere attribuito a un qualsiasi cane. Il cibo che accumuleremo lo potremo sistemare sopra i cani che ne hanno bisogno o anche tenerlo in una riserva esterna. L'importante è che alla fine della partita decidiamo come stoccare il cibo sopra i nostri cani. Quello che facciamo nel durante è solo una questione logistica per renderci conto dei cani che sono stati soddisfatti in pieno o meno. Potremo pescare le carte adozione. Queste andranno tenute in mano. Quando ne avremo una coppia le potremo scartare insieme per adottare un cane dal canile, quindi prendere uno dei cani esposti lì accanto alla plancia centrale. I cani del canile sono cani a tutti gli effetti, quindi appena li prenderemo andranno sistemati scoperti davanti a noi. La differenza con i cani base è che i cani del canile hanno un'abilità quasi a obiettivo di fine partita che i giocatori dovranno cercare di ottenere, o meglio, se il cane sarà soddisfatto in termini di cibo, attiverà la sua abilità di punteggio, altrimenti no. Ogni qualvolta peschiamo una carta dal canile o dai comandi, andremo subito a ripescare dai relativi mazzi. E a proposito di comandi, avremo anche il manuale canino. Questo potremo scegliere come utilizzarlo. Potremo utilizzarlo come moneta per prendere nuovi comandi da dare ai cani, quindi possibilità diverse per pescare le carte a centro tavola. Per esempio, questo costa 2 libri per essere preso, però una volta che l'avremo acquisito ci permetterà di pescare 4 carte anziché 3 durante ogni turno. Infatti ogni comando potremo utilizzarlo anche ogni turno, non li esauriremo mai. Però ogni qualvolta utilizzeremo un comando saremo obbligati a prendere tutte le carte che sono elencate. Non potremo saltarne qualcuna perché di fatto è dannosa per la nostra strategia. Anche in questo caso ripescheremo un comando dal mazzo. Il libro potrà essere utilizzato anche in un altro modo, potremo sistemarlo dietro ad uno dei nostri cani per ricevere un punto a fine partita. Di base, dietro a ogni cane potremo sistemare massimo una carta per tipologia. E una di queste tipologie potrà essere la passeggiata, anche questa da sistemarsi dietro a un cane per permetterci di ricevere 2 punti a fine partita. Se non abbiamo nessun cane tra cui sistemare la passeggiata quando la peschiamo, la dovremo scartare. Potremo pescare dei tratti, questi dovremo subito agganciarli ad uno dei nostri cani. Se non abbiamo nessun cane a cui agganciarli, dovremo scartare questa carta. I tratti saranno di fatto delle possibilità per il cane a cui sono agganciati di barare rispetto alle regole che vi sto spiegando, oppure di dare dei punti aggiuntivi a quel cane in determinate circostanze. Avremo poi i giocattoli. Questi daranno punti a fine partita per ogni set di giocattoli diversi tra loro. Saranno punti esponenziali. I giocattoli rimarranno in mano al giocatore. Avremo poi gli ossi, anche questi da tenere in mano. Questi varranno meno un punto se ne avremo uno solo. Se ne avremo 2 daranno un punto per ogni nostro cane. Se ne avremo 3 daranno 2 punti per ogni nostro cane. Oltre a tutto questo, il possessore della pallina, che all'inizio della partita sarà l'ultimo giocatore, ma poi questa potrebbe cambiare proprietario, avrà la possibilità di utilizzarla come azione gratuita. Di fatto, il giocatore che possiede la pallina la potrà sostituire ad una carta del display dopo aver pescato le carte con i comandi e in questo modo prendere una carta aggiuntiva. La pallina poi andrà a far parte delle carte centrali, quindi laddove un altro giocatore la pescasse, questa dovrà rimanere scoperta davanti a lui e questo potrà utilizzarla sempre come azione gratuita per pescare una carta aggiuntiva. Si andrà avanti a giocare in questo modo fino a quando dal mazzo centrale non sarà scoperta la carta di fine gioco. Quello in corso sarà l'ultimo giro e quindi arriveremo a giocare a chi era ultimo all'inizio della partita. Dopodiché andremo ai punti. Cosa importante, prima della fase di punteggio ogni giocatore potrà riarrangiare i cibi in suo possesso per soddisfare o meno alcuni cani. Dopodiché i punti verranno dati dai cani completamente soddisfatti rispetto alle loro richieste di cibo. I cani che non saranno stati soddisfatti come cibo non solo non daranno i loro punti, ma faranno perdere ognuno 2 punti al giocatore proprietario. Laddove un cane non soddisfatto di cibo avesse delle carte agganciate, sia come carte messe dietro la sua carta, sia come tratti, nessuna di queste verrà conteggiata. Poi riceveremo i punti in base ai set dei giocattoli diversi. E riceveremo o perderemo i punti in base agli ossi. Fatta la somma quindi dei punti che otterremo o perderemo in base ai nostri cani, per i giocattoli e per gli ossi, il giocatore col totale più alto sarà il vincitore. In caso di pari merito, sul regolamento sono presenti 4-5 criteri di spareggio, il primo dei quali favorirà il giocatore che ha più cani soddisfatti di cibo davanti a sé. Ed eccoci già di ritorno, vediamo subito i materiali che si limitano a un mazzone di carte e qualche legno.
I legni sono fatti abbastanza bene, nel senso che i colori sono un po' smorti, devo dire, mentre il meeple del cagnolone è veramente bellissimo. Per quanto riguarda le carte, queste sono disegnate molto bene e hanno una consistenza quasi setosa, però non sono telate. Secondo me però le bustine non ci vanno, anche perché nella scatola altrimenti non ci rientrano. Tutto poi è scritto con un inglese neanche troppo difficile, quindi devo dire che si può apparecchiare tranquillamente anche con chi ha una media conoscenza della lingua anglofona, quindi comunque più che sufficiente nei materiali. Per quanto riguarda le meccaniche, avete visto che sono semplicissime, perché nel turno semplicemente sceglieremo un comando dei nostri cani, pescheremo le carte secondo quel disegno e poi le metteremo a terra in mano o le scarteremo a seconda della tipologia di carta. Si va avanti così fino a quando la carta di fine non sarà pescata dal mazzo e poi si prenderanno i punti in base ai cani, se saranno stati cibati, li perderemo se non abbiamo cibato i cani, più qualche altro vezzo qua e là con i giocattoli e gli ossi. Vince chi fa più punti. Parto dicendo che questo gioco potrebbe assomigliare a Cat Lady, gioco dello stesso editore ma non dello stesso autore, e qualche differenza si vede sostanzialmente nel meccanismo di presa, ma anche nell'essere un po' meno cattivo a fine partita per quanto riguarda i malus. Infatti comunque potrebbero sembrare giochi uno dietro all'altro come produzione, però ci sono veramente diverse sfaccettature che, per carità, sono sfaccettature, però comunque li rendono due giochi diversi. Questo l'ho voluto dire perché poteva sembrare magari un gioco simile a un altro già visto. Per quanto riguarda comunque il gioco in sé per sé, dovremo cercare di pescare le nostre carte con i comandi che daremo al nostro cane, che dovremo piano piano far imparare, o meglio, dovremo prendere la carta per poi impararli. E questo meccanismo che ci impone di pescare comunque tutto ciò che c'è nel disegno che abbiamo scelto per la pescata, l'ho trovato molto intrigante, perché delle volte ci permetterà di pescare qualche carta anche fino a 5 carte dal centro, ma le dovremo pescare tutte e qualcuna magari dovremo scartarla, oppure ci darà dei punti negativi, magari dei cani in più che non abbiamo modo di cibare. Quindi comunque è un gioco sì semplicissimo, ma che ha anche dalla sua una certa scelta che dovremo fare nell'arco della partita, se pescare meno però con più sicurezza, o se pescare di più anche magari per non lasciare agli altri qualcosa sul tavolo. Il meccanismo poi del cane che blocca una carta, anche questo è molto intrigante, e devo dire che il fatto di doverlo sistemare in una zona ben precisa facilita tanto il lavoro di chi poi deve fare quel tipo di manovra, perché comunque non c'è da stare a pensare dove posso fare più male all'altro giocatore, comunque chi viene dopo di me, lo metto lì, fine, poi posso pensare a quello che ho pescato, e quindi si riesce tranquillamente a giocare il nostro turno, o meglio a sistemare le nostre carte davanti a noi, nel mentre il giocatore successivo sta già facendo il suo turno, e quindi si accorciano i tempi morti che comunque sono già molto molto risicati. Il fatto anche che si possano fare punti di fatto con tre tipologie di carte e basta, cani se cibati, i giocattoli a set e gli ossi, fa sì che tutto comunque sia un po' imbuso come meccanismo, ma al tempo stesso ci impone di fare delle belle pensate su quello che pescheremo, perché i cani andranno cibati, soprattutto se saranno cani con un'infinità di carte dietro a loro, perché magari il tratto che gli abbiamo appioppato ci permette di farlo barando sulle regole, e quindi quel cane deve arrivare in fondo a stomaco pieno, altrimenti tutti quei bei punti li perderemo. E comunque nelle partite che ho fatto ho visto che c'è anche un certo bilanciamento tra tutte le tipologie di carte, perché si arriva sempre bene o male intorno ai 5-10 punti di stacco, nonostante il gioco sia molto semplice. In conclusione quindi, un bellissimo gioco di presa, o meglio di presa di carte, collezione set, e anche un po' di tableau building, che mi sento di consigliare a chiunque, soprattutto giocatori occasionali, proprio perché tratta di un tema, quello degli animali, che tira sempre, ma soprattutto perché le scelte che metterà davanti al giocatore saranno sempre, non dico basilari, però comunque si inizia a vedere un meccanismo di scelta che il giocatore deve fare nell'arco della partita, anche se investire delle carte con i tomi per l'insegnamento per dare i punti ai cani, oppure se scartarle come moneta per prendere i nuovi comandi. E quindi comunque giocatori occasionali, questo è un must have, giocatori esperti, sì, va bene anche voi, però ecco, non vi aspettate il cinghialone, perché qui non c'è neanche sulla copertina della scatola, c'è un cane, magari da caccia dei cinghiali. E per quanto riguarda il suo prezzo, Dog Lover viene nuovo intorno ai 30 euro. Considerato il contenuto della scatola, forse è un pelino alto, però di 5 euro, insomma, non più di quello. Usato, mai visto, anche perché è uscito da pochissimo, però mi aspetto di trovarlo intorno ai 20 euro, anche qualcosa meno, e se avete le caratteristiche che ho detto prima, non fatevelo scappare.
E siamo arrivati alla fine anche di questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate. In descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi, il link al sito del mio mecenate per le magliette Filosofer con anche il mio codice sconto, il link al sito dell'Aldera che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video, il link al sito Board Game Italia dove potrete trovare tante recensioni e al canale Gioconauta per recuperare tutte le mie live del mercoledì. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti, vi anticipo il prossimo, lo girerò su Invasion of the Brood, e se non siete iscritti, cliccatevi sul pop-up e attivate la campanella. Noi ci vediamo al 288, ciao!